Eccoci con Arianna Ciucci, fondatrice della Ginnastica Macerata. Allora, è una realtà che si sta facendo largo in città. Partiamo dai numeri. Innanzitutto ci dicevi a microfoni spenti, è partito 4 anni fa dall'idea da te e una tua collega di Nazionale Bulgara, e poi piano piano si sta allargando sempre di più. Sì, abbiamo iniziato quasi 4 anni fa e ovviamente diciamo la società ha preso forma con l'arrivo di Galia, perché insomma abbiamo potuto collaborare e quindi dare una forma più specifica. Partiamo con la psicomotricità, che secondo me è la base di qualsiasi sport. Ci credo tanto, perché comunque un bambino a 4-5 anni innanzitutto deve giocare e poi deve avere una base che si porterà avanti ovviamente per il resto, il corso della sua vita, qualora scegliesse di fare un altro sport. La psicomotricità ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo motorio e lo sviluppo psichico. Ovviamente un bambino si trova in mezzo ad altri bambini con i quali deve comunque fare amicizia e si trova quotidianamente a dover superare dei piccoli ostacoli che lo aiutano a costruire il suo bagaglio motorio e anche il suo carattere. Poi però, ecco, con l'arrivo di Galia fortunatamente siamo riusciti a portare avanti il settore dell'agonistica, e coprendo tutte le categorie, dalla categoria allieve fino alla categoria senior, siamo riusciti a fare insomma un bel lavoro che ovviamente è gratificante per noi, perché comunque in una realtà come Macerata, dove penso siamo gli unici che comunque fanno questo tipo di sport, abbiamo già avuto i primi successi. Siamo riusciti ad ingrandire il settore della promozionale, che si chiama Challenger, e poi grazie comunque all'aiuto di un'altra istruttrice, Valentina Cesetti, abbiamo creato anche il settore della ritmica, sia base che avanzato. Con noi poi ci sono altri due istruttori che seguono per esempio i maschietti, quindi abbiamo anche proprio un corso di maschietti sia base che più avanzato con Ludovico Vallasciani e la mia assistente nonché segretaria e forse tutto fare nella società, Elisa Luchetta, che comunque gestisce anche ciò che è la parte commerciale. Ecco Arianna, dalla tua esperienza, che insomma hai vinto, sei stata con la nazionale, hai vinto tantissimi titoli, che messaggio lanci verso le ragazze che si avvicinano a uno sport che presumo richiede tantissimi sacrifici, con risultati poi che non arrivano per tutti? Allora, io la prima cosa che dico è quella di seguire un po', di appassionarsi ad uno sport, di capire che cos'è. Noi diamo sempre la possibilità, per esempio a settembre, di fare delle prove, proprio perché al di là del discorso della psicomotricità, che la reputo appunto la base di qualsiasi attività, per quanto riguarda le varie discipline che noi abbiamo nella società, sono discipline che devono essere, devono piacere, alle quali bisogna appassionarsi, perché comunque il nostro è uno sport di sacrificio, non è uno sport conosciutissimo. Sappiamo che facciamo parte di quel branco, no? Gli sport che hanno meno visibilità, ma che sono sicuramente più faticosi, quindi la cosa più importante secondo me è la passione. Poi insistere, perché sicuramente i risultati non arrivano subito, ma non c'è solo il discorso del risultato e dell'arrivare, c'è il discorso dell'amicizia. La palestra è una scuola di vita e non bisogna mai arrendersi, ma anzi coltivare questa passione. Eccoci con Gaia Lazzarova, factotum della ginnastica Macerata. Allora, da 3 anni qui in Italia, a Macerata. Innanzitutto sei bulgara, parliamo di come ti trovi a Macerata. Salve a tutti. Sì, da 3 anni sto qui e sinceramente posso dire che mi trovo tanto bene, perché con Arianna siamo conosciuti tanti anni fa, quando tutte e due facevamo gare internazionali. E alla fine, cioè, un giorno mi ha chiamato, mi ha fatto un invito a venire qui a provare come mi sento e se vuoi io potevo rimanere, e già sono 3 anni. Ecco, un lavoro eccellente con tutte le ragazze, avete tante, tante realtà e più di 50 ragazzine. Questi 50 ragazzine, solo questi che fanno le gare, diciamo 50-60, non posso dire proprio la cifra precisa, che sono diversi gruppi. Ci abbiamo allieve che sono da 8-11 anni bambini,
L'altro gruppo è Junior A, 12-14 anni, Junior B sono 15-17 anni e Senior sono tutti più 18, che c'è la specialità ginnastica aerobica agonismo e ginnastica aerobica challenger. E in tutto sono veramente tanti bambini, però abbiamo pure gli altri corsi, baby motoria, motoria, allieve che sono primo anno ragazzine che ancora non gareggiano, ci abbiamo i maschi che si stanno allenando adesso, due gruppi, ci abbiamo pure la ritmica, in tutto sono forse 150 bambini. Prospettive per il futuro? Speriamo migliorano sempre ogni giorno, perché alla fine già abbiamo fatto la gara regionale per l'aerobica che siamo andati tanto bene, abbiamo vinto tante cose, quelle piccole è una cosa diciamo da più soddisfazione, perché le vedi da piccole come crescono e dopo quando vanno il primo posto di una gara e veramente ti senti tanto soddisfatto. E io spero che loro, la prima cosa, che stanno bene, che si sentano bene, perché questo lo devono fare perché a loro piace, e alla fine se c'ha la voglia tutto andrà bene.